Il giorno dopo il ballottaggio in Abruzzo, i primi commenti al centro-sinistra, 3 comuni su 5 in cui si è votato per il secondo turno. Dopo i festeggiamenti, i primi cittadini sono già pronti a governare pensando alla propria squadra. Il centro-sinistra dunque vince in 3 comuni su 5 al turno di ballottaggio delle elezioni comunali a Vasto, Francavilla al Mare e Sulmona. Rispettivamente vincono Francesco Menna rieletto, Luisa Russo e Gianfranco Di Piero. A Roseto vince il rappresentante una lista civica Mario Nunes, mentre a Lanciano torna il centrodestra con l'ex sindaco Filippo Paolini. L'affluenza in Abruzzo per il turno di ballottaggio è stata del 50,06%, in calo rispetto al primo turno. A Vasto il sindaco uscente Menna prevale sul candidato del centrodestra Guido Gian Giacomo, rispettivamente con il 62,17% dei consensi e il 37,83%. Abbiamo riempito di gioia il verbo vincere, riempiamo anche di gioia il verbo lavorare, il verbo sorridere, il verbo dare entusiasmo e grandi speranze al popolo vastese. Qual è stata la chiave di questa nuova grande vittoria? Lavorare sodo, lavorare tutti i giorni. A Francavilla al Mare, Luisa Russo, che è la prima donna sindaco della città adriatica, vince sull'ex primo cittadino Roberto Angelucci, centrodestra, con il 65,75% dei voti contro il 34,25% dei consensi dell'avversario. Siamo tutti molto felici perché è una vittoria non mia ma della squadra, e del lavoro fatto in questi 10 anni, del sindaco Antonio Luciani e di tutta la squadra che ha creduto in me e nel mio progetto. Quando una donna avanza, avanza per tutte le donne, per me è un grande orgoglio, un grande onore e anche una grande responsabilità. Mi metterò subito al lavoro. A Sulmona il candidato del centro-sinistra Gianfranco Di Piero batte con il 69,30% di consensi Andrea Gerosolimo con il 30,70%. Il consenso che ci è stato tributato è veramente significativo. Noi già al primo turno il candidato sindaco aveva prevalso, come lei ricorda, aveva prevalso sul contendente. Oggi siamo andati oltre in termini numerici i risultati del primo turno, quindi abbiamo preso credo 2.000 voti più del risultato dei voti che abbiamo riportato al primo turno. A Lanciano Filippo Paolini torna per la terza volta alla carica di sindaco in rappresentanza del centrodestra con il 51,22%, ha vinto al ballottaggio contro Leo Marongiu che si è fermato al 48,78%. Ha vinto il vecchio o il nuovo? Ma sicuramente il nuovo, perché guardiamo al futuro, il passato non ci interessa. È andata, guardiamo avanti. Chi si sente di ringraziare? Tutti quelli che vedete qua intorno sono tutti amici, naturalmente i cittadini che hanno voluto dare la fiducia al sottoscritto. A Roseto Mario Nunes alla guida di una coalizione civica con il 56,03% ha battuto lo sfidante di centrodestra William Di Marco con il 43,97% di consensi. La prima cosa sarà quella di continuare a girare per le vie della mia città, di mettermi subito al lavoro, entrare nel palazzo comunale con l'idea di, come dicevamo, di ridare valore alla macchina amministrativa. E questa macchina che sarà il primo supporto di una squadra di governo che dovrà davvero vivere adesso quello che abbiamo annunciato. Ieri la nostra diretta elettorale su Rete 8 in sinergia con il centro, collegamenti, interviste agli eletti, le reazioni degli ospiti nello studio del direttore Carmine Perantuono. Potete seguire tutti gli aggiornamenti e i commenti post elezioni sul nostro sito internet www.rete8.it.